Sono Luisa Vinci e sono direttrice generale dell'Accademia del Teatro alla Scala. La passione per la musica nasce dal fatto che ho una nonna pianista e compositrice, un nonno violinista e quindi insomma quando eravamo piccoline io e la mia gemella che è clarinettista avevamo sempre le mani sul pianoforte, volevamo andare allo Zecchino d'Oro, però i nostri genitori niente, non ci consideravano, fino a che a un certo punto diventate grandine, finalmente io e mia sorella siamo state ammesse in conservatorio, lei per clarinetto, io per trombone, ci siamo diplomate, però diciamo che nel frattempo, mentre ero in conservatorio, insomma, mi piaceva anche un po' organizzare le tournée che facevamo, quelle prima piccole, con i gruppi da camera, poi andai insomma, dal direttore della scuola civica di musica di Milano chiedendo se potevo così lavorare con l'organizzazione, ovviamente gratuitamente perché ero ancora studente, e quindi da lì ho coltivato parallelamente sia l'amore per l'organizzazione che l'amore ovviamente per la musica. Sicuramente è stato importante per me il famoso maestro Marzorati, che era appunto il direttore della Scuola Civica di Musica di Milano, perché sostanzialmente credette in me. Insomma, si buttò e disse: "Ma sì, venga e impari questo lavoro, anzi facciamo insieme", e così io da lui imparai tantissimo e diciamo che lui fu la persona che mi diede poi, come dire, la fiducia nel momento in cui io a un certo punto dovetti scegliere se fare la musicista o passare dall'altra parte della barricata, come dire, mi diede quegli strumenti per comprendere che cosa era meglio per me. Nella mia vita a un certo punto la differenza fatta una donna, per me importantissima, che mi fece comprendere l'importanza della figura dell'artista, cioè del compositore, del grande rispetto che si deve avere, in questo caso ovviamente per la musica e soprattutto per i compositori, e di quanto sia importante il lavoro nelle retrovie. Per me la differenza in questo momento e il ruolo anche che posso, il contributo che posso dare io sul fare la differenza è fare capire l'importanza dell'artigianato, quindi del lavoro manuale coniugato con la tecnologia. Quindi l'importanza della conoscenza primaria, dell'ABC, della storia, della materia che uno appunto andrà a studiare, poi anche a essere materia di suo lavoro, per poter poi procedere e arrivare a fare la differenza.